una gigantografia del Mahatma Gandhi alle sue spalle e almeno 10.000 sostenitori radunati attorno a lui. Il pacifista Anna Hazare continua per il quinto giorno consecutivo lo sciopero della fame contro la corruzione in un grande parco nel centro di New Delhi. Andrà avanti, giura, fino a quando il Parlamento indiano non accetterà di esaminare un progetto di legge anticorruzione. La crociata contro il malaffare ha risvegliato nel popolo indiano uno spirito di mobilitazione come non si vedeva da 60 anni. Noncurante della pioggia, caduta copiosa ieri a New Delhi, una folla immensa lo ha preso in consegna all'uscita della prigione, dove le autorità lo hanno prima rinchiuso e poi rilasciato nel tentativo di placare l'opinione pubblica. Gli studenti di tutte le età hanno sposato la sua causa, tanto che un quotidiano indiano rivela un calo degli incassi al cinema. La campagna anticorruzione non teme la concorrenza di Bollywood.